Luigi, guarda, ma giusto lo faccio per te, per far vedere l'articolo un po' alla... Sei bellissimo. Questo è da diva, ci vedo un cazzo proprio. Allora, come va questa liquidazione? Bene, direi, bene, anche se mi aspettavo un po' di più, perché è un caso particolare. L'anno scorso non fu una grande liquidazione, perché era quel caldo atroce che impediva alla gente di muoversi. Questo almeno l'anno scorso si diceva così. Quest'anno in Tirana si doveva nascondere. Sì, sì, ma infatti i giornali dicono che va bene. Siamo da porcellone. Rispetto all'anno scorso stiamo facendo sicuramente più incasso. Allora, però una domanda Bruciapelo. Tu c'hai il negozio qui d'Arezzo, sì, dal quale trasmettiamo. I negozi in Valdarno, il negozio in Casentino. Bellissimo. Qual è quello che nel primo weekend ha incassato di più? Nel primo weekend quello che ha incassato di più è Terranuova. Quanto ha incassato? Non si può dire. Io devo dire, dai. Mi stavo fatto la domanda tra me. Però quello del Casentino è quello che ha fatto la percentuale di incremento maggiore, giusto? Vedete, guardate, vedete le statistiche, qui si entra sulla statistica, su tutte queste percentuali che tu studi ovviamente. Sì, sì, tutti i giorni mi e c'è il perché non mai una lira io? Per la legge della statistica, che è una legge strana, se io mangio un pollo, sì, e te non mangi nessun pollo, nella media si è mangiato mezzo pollo per uno. Mi torna. Allora guarda, fa una cosa. Mentre io invito tutti ovviamente a venire a comprare da Porcellotti, da tutti i negozi, che poi è uguale, grandi sconti, grande qualità e grande risparmio, te quando c'è il pollo mi chiami, così si rispetta le statistiche. Perfetto, così almeno si fa la pari. Buon lavoro. A voi.